Ah, e allora diamo il benvenuto e il bentornato a Marco Canestrari. Benvenuto, Ciao Marco. ragazzi, Ciao, ciao, Marco. buonasera, no, buongiorno, siamo già a Dove sera ormai. sei? Non sei più in ufficio? No, non sono a casa mia a Londra, sono in Italia, a Pavia, nello specifico sono a casa del mio cugino che ne sa di computer, Che ne sa che è di di là. computer? Sì. Mi piace, mi Io piace, mi piace. sono uno dei pochissimi fortunati che ha veramente un cugino che ne capisce il computer. Ci sta, ci sta. Oh, beh, penso non diciamo niente, non abbiamo messo dubbi in campo. Però grazie mille per aver accettato e appunto, come diceva Ivan, oggi cerchiamo un pochino di fare un bel excursus che secondo me noi può essere utile all'interno della Poesia in storia del Movimento movimento. 5 Stelle. Quindi dalla Casa Leggio Associati, eccetera, eccetera, eccetera. Parto Scusa, anche la subito con la prima. prima domanda. Vai. Parto subito con la prima domanda, super cattiva. Ma come ogni progetto di startup, io so già la risposta ovviamente, però come ogni progetto di startup, il Movimento Secchione. 5 Stelle ha avuto una fase di startup sotto certi aspetti, ovvero con un altro partito. O meglio, la Casa Leggio Associati ha avuto una sorta di startup con un altro partito. Ecco, riesci a raccontarci questa storia con altri partecipanti e ben altre figure in gioco? Intanto piano con le domande, che adesso chiamo subito il mio staff, vi faccio mandare una bella letterina che mi state già pressando un po' troppo. Ecco. No, scherzo. Sì, hai ragione. Intanto la storia del Movimento 5 Stelle in realtà parte ancora prima di Casaleggio Associati, parte da un'azienda che si chiama WebEgg, che gestiva Casaleggio padre, Gian Roberto, negli anni 90. Però quella è una storia che veramente bisognerebbe avere 2 giorni per raccontarla. Però sì, se vogliamo partire diciamo, metà degli anni 2000, 2005-2006, quando Casaleggio Associati viene fondata, uno dei primissimi clienti di Casaleggio Associati in ambito politico è il partito di Antonio Di Pietro, Italia dei Valori. Ma davvero? E, ebbene sì, ebbene sì. E io vi posso raccontare una storia molto curiosa fra un minuto, che vi fa capire qual era un po' l'aria che si respirava, perché io sono entrato in questo giro perché negli anni intorno al 2005-2006 avevo un mio blog in cui parlavo di politica, ero un ragazzino, cioè, scrivevo molte stronzate, e siccome scrivevo molte stronzate scoperto in seguito, monitorato dai miei futuri colleghi di Casaleggio Associati, che appunto curavano il blog di Pietro e di Italia dei Valori. Vengo invitato come blogger alla festa del partito nel 2006 e in quell'occasione, secondo me, pochi giorni prima avevo mandato un contributo video, un supporto, un DVD allo staff di Beppe Grillo. In quell'occasione alla festa di Italia dei Valori, conosco uno dei gestori del blog di Pietro, lo aiuto per a sistemare una roba sul suo computer, apre il cassettino dei DVD e c'era il mio DVD che avevo mandato in realtà allo staff di Beppe Grillo. E quindi scopro in quell'occasione che lo staff di Beppe Grillo è la stessa cosa dello staff di Pietro, e quindi che Casaleggio Associati gestiva sia il blog di Beppe Grillo sia la comunicazione di Italia dei Valori. Io poi sì, io ho appunto, dopo quell'episodio vengo assunto da Casaleggio Associati. Comincio a lavorare per Casaleggio Associati e quindi diciamo che sono la persona che firmava le Ivan, mail dello abbiamo un staff di problema di Beppe audio. Grillo. Sì, Fermo, scusate fermo, fermo. ragazzi, mi ero disattivato per sbaglio il microfono. Ho chiesto a Marco di spiegare cosa faceva lui all'interno del 5 Stelle. Sì, io appunto vengo assunto a gennaio del 2007 da Casaleggio Associati e il mio lavoro consisteva sostanzialmente nel gestire parte dei contenuti del blog di Beppe Grillo, parte dei contenuti del blog di Pietro, quindi facevamo entrambe le cose, e soprattutto poi a partire dall'estate del 2007 ho materialmente contribuito ad organizzare i 2 V-Day, prima a Bologna e poi a Torino. Quindi ero, diciamo, il trade union tra lo staff di Beppe Grillo, cioè Casaleggio,
e lo stesso Grillo e quelli che all'epoca erano i meetup sul territorio, quindi ero un po' il community manager, se si può dire, dei meetup di Beppe Grillo. Ho delle grossissime responsabilità che sono qui ad espiare le mie colpe, insomma. Ah, yeah, quindi sei arrivato anche a crearli tu per primo. E io ho anche fondato un meetup, proprio il meetup di Pavia, l'ho fondato io e poi sono stato promosso appunto a community manager con terribili risultati, evidentemente. No, a me fa ridere perché io a Pavia ci sono stato a un meetup di Volt tanto tempo fa, e lasciamo perdere, faceva un po' ridere. E da qua poi com'è che è andato avanti? E allora, il Movimento 5 Stelle che conosciamo oggi è molto, molto diverso da quello che è stato fondato nel 2005-2006. Poi il Movimento in quanto tale formalmente è stato fondato nel 2009, però diciamo il seme era il blog di Beppe Grillo che è stato aperto nel 2005. Molto diverso per tanti motivi. Per usare un macabro paragone Davide Casaleggio qualche tempo fa, quando Conte stava per allontanarlo dal partito, aveva minacciato dicendo: guardate che io sono il cuore Rousseau, la piattaforma Rousseau famosa sarà il cuore del Movimento 5 Stelle, i trapianti di cuore si possono fare ma possono anche non riuscire. In realtà bisogna dire che probabilmente in realtà è riuscito, però sicuramente il movimento che conosciamo oggi, che è il partito di Conte, è molto diverso da quello del 2005. Quello del 2005-2009 era il tentativo di applicare una serie di come dire, idee e di teorie che aveva Gianroberto Casaleggio nell'ambito di quella che un suo ex collaboratore aveva chiamato ingegneria sociale. Cioè lui aveva capito un po' come le persone reagivano ai vari stimoli contenutistici sui blog, sui forum, soprattutto con una voce potente come quella di Beppe Grillo. E mentre prima aveva fatto un po' di esperimenti nell'ambito della sua azienda WebEgg in cui lavorava prima, con il blog di Beppe Grillo porta questo, diciamo, esperimento a livello nazionale e comincia a organizzare questi gruppi territoriali che si chiamavano Meetup, dal nome della piattaforma che veniva utilizzata, per fare inizialmente pressione sulle amministrazioni locali e così via. In realtà, in quel momento lì, prima del 2009, il suo tentativo non era tanto quello di fondare un suo partito, ma era quello, come giustamente dicevi tu prima, era quello di quasi infiltrare quello di Di Pietro, nel senso che lui voleva creare un partito rete, lui voleva applicare diciamo, i vantaggi che aveva studiato nell'organizzazione usando la rete, voleva applicare alla politica. E inizialmente aveva provato a farlo col partito di Di Pietro. Non gli riuscì perché alcune persone nel partito di Di Pietro mangiarono la foglia, si resero conto che il partito stava per essere scalato. Quindi poco prima della fondazione del Movimento 5 Stelle nel 2009, Di Pietro è costretto dai suoi ad abbandonare Casaleggio Associati come consulente per la comunicazione. A quel punto Casaleggio non ha più scelta e fonda il Movimento 5 Stelle sulla base dell'organizzazione dei meetup, che stavano già iniziando a fornire un po' di personale politico a Di Pietro. Per esempio, ricordiamo le elezioni del 2009 europee. Due personalità come Sonia Alfano e Luigi De Magistris, che conosciamo bene su questo canale, erano in Andiamo effetti Luigi e i poteri forti. erano sponsorizzate dal blog di Beppe Grillo, ma letteralmente sponsorizzate. Cioè Grillo fece un sacco di video, di post invitando a votare come preferenze Luigi De Magistris e Sonia Alfano, candidati nell'Italia dei Valori. Luigi De Magistris fu effettivamente in quel momento, in quell'elezione, il singolo parlamentare europeo più votato nel continente. E Oh, questo sì. spaventò molto, questo spaventò molto i dirigenti dell'Italia dei Valori, perché si resero conto che sostanzialmente Grillo si era preso il partito, o quasi, o si stava per prendere il partito. Corsero ai ripari, abbandonarono il Casaleggio. E abbandonando Casaleggio, che gestiva tutta la comunicazione, il partito sparì.
Certo, contemporaneamente. sembra proprio un'operazione alla Berlusconi del 94, no? Sì, esattamente. È molto molto simile. Berlusconi e Casaleggio, tra l'altro, hanno alcuni, non tanti, ma alcuni tratti in comune, due persone di business, di comunicazione. Casaleggio non aveva una squadra di calcio, ovviamente, però insomma, di comunicazione entrambi qualcosa ne potevano insegnare. E quindi, appunto, con la perdita del cliente politico più importante, Casaleggio decide di fondare il Movimento 5 Stelle, sempre utilizzando come proxy Beppe Grillo. Casaleggio fino a quel momento era quasi uno sconosciuto, nessuno o pochissimi sapevano che era lui a gestire di fatto la comunicazione di Pietro, la comunicazione di Grillo, perfino negli spettacoli di Grillo, tutta la parte di contenuti era fatta in Casaleggio Associati in quel momento. E quindi dal 2009 si comincia la marcia verso poi il Parlamento nazionale. Una cosa molto interessante da capire, da sapere per capire la differenza tra questo Movimento 5 Stelle del 2005-2009 e quello che c'è adesso nel 2022, è che all'epoca, per esempio, era molto forte al nord e sostanzialmente inesistente al sud. I più grossi successi del Movimento 5 Stelle tra il 2009 e il 2012, fino al 2012, quando ci fu l'esplosione in Sicilia, erano stati a Torino, in Piemonte e in Emilia-Romagna. A Parma, no? A Sì, con Parma, non solo, ma anche a Sarotti, Bologna. A Pizzarotti e Parma con Appendino. Pizzarotti, a Torino, erano elezioni regionali ancora, perché Pizzarotti e Appendino non mi ricordo esattamente, qualche anno Appendino è dopo. più Pizzarotti arriva più recente. recente, Pizzarotti è il 2012, però poco prima del 2012, i primi consiglieri che vengono eletti sono eletti a Bologna, prima come città, poi in Emilia-Romagna come regione e in Piemonte come regione. Ovviamente si parla di percentuali molto basse, però all'epoca era un esperimento E come te lo veramente spieghi nuovo. Parma? Perché io me lo sono spiegato con Parma? centrali di Caorso, centrale nucleare di Caorso ovviamente, quindi ambiente, quindi Made in Italy, che poi non capisco perché lì ci sono tanti leghisti e quindi già lì mangiano sotto quel punto di vista e poi agricoltura immagino. Cioè, quali sono state le direttrici che hanno fatto No, secondo vincere me Pizzarotti? Parma è un'esperienza molto particolare, perché non bisogna dimenticare che Parma arrivava da una situazione di predissesto. Il comune era in predissesto. Caso di solito due fallimenti non di secondo Esattamente, livello. esattamente. Era un comune tutto quanto importante, un capoluogo, quindi capoluogo di provincia, quindi insomma, una situazione importante, e il predissesto era derivato da errori di amministrazione di entrambi i colori, quindi destra e sinistra indistintamente, quindi loro erano ben posizionati perché non avevano responsabilità in questo disastro. All'epoca Grillo era molto presente, attenzione, quindi a livello di comunicazione era molto efficace. E c'è un altro fattore, che il gruppo di Pizzarotti aveva fatto un ottimo lavoro sul territorio negli anni precedenti. E la dimostrazione di questo fatto è che anche dopo l'espulsione di Pizzarotti e del suo gruppo dirigente dal Movimento 5 Stelle, loro sono rimasti alla guida di Parma per due consigliature. E il sindaco attuale di Parma è un ex assessore di Pizzarotti, che ha fatto un accordo con la Sì, sinistra. sì, sì, sì. Però era un gruppo quasi non indipendente dal Movimento 5 Stelle, ma che era preesistente al Movimento 5 Stelle e che era molto unito ed era molto concentrato sul lavoro da fare sul territorio, effettivamente, più che sulle ambizioni nazionali. E quindi questa è un po' la genesi di quel successo. Però
c'era anche ovviamente l'onda di quell'anno 2012. Il 2012, ricordiamo, è l'anno del clamoroso risultato in Sicilia di Beppe Grillo. L'anno prima delle politiche del 2013 è l'anno in cui Beppe Grillo fa la traversata dello Stretto di Messina Nuoto, se ricordate. Quindi c'era proprio un'onda favorevole al Movimento 5 Stelle, un po' come adesso c'è l'onda favorevole a Fratelli d'Italia. Qua si va a ondate, quindi in quel momento l'ondata era per il Movimento 5 Stelle. Devo dire che l'ondata del Movimento 5 Stelle è durata tanto, non è durata poco, perché comunque hanno avuto un ottimo successo nel 2013 col 25% e un incredibile successo nel 2018, come sappiamo. Però il successo a Parma è interessante anche per un altro motivo, perché dà l'idea, cioè spiega bene qual era il rapporto di Gianroberto Casaleggio con il successo dei suoi dirigenti, che è un rapporto del tutto particolare, estremamente influenzato dal carattere di Gianroberto Casaleggio, che all'epoca, ve lo posso garantire perché io non lavoravo più già da un paio d'anni in Casaleggio Associati, ma avevo ancora parecchi contatti con i miei ex colleghi, fino a che è stato male Gianroberto Casaleggio, quindi fino al 2013, fine 2013, era il dominus del partito, cioè non c'era nessun altro che comandava nel partito a parte Casaleggio. Perfino Grillo contava meno di Casaleggio, di cui si fidava ciecamente. La strategia di Gianroberto Casaleggio era che appena qualcuno acquisiva una propria dignità politica, una propria personalità pubblica, una propria visibilità, non visibilità, ma proprio una propria ragion d'essere, al di là del Movimento 5 Stelle, anche grazie al Movimento 5 Stelle, ma in cui, cioè, quando si vedeva che aveva del potenziale proprio, a prescindere dal gruppo di cui faceva parte, Casaleggio tendenzialmente, in un modo o nell'altro, se ne liberava, perché era una minaccia. Si può pensare tutto quello che si vuole di Sonia Alfano e De Magistris, ma loro furono di fatto epurati dal Movimento 5 Stelle per questa ragione, come fu epurato per questa ragione Giovanni Favia, che fu un po' ingenuo, o meglio, non tanto fu ingenuo lui, ma fu tratto in inganno, perché poi c'è stato un processo. Fu tratto in inganno da un giornalista che, fingendo di fare un accordo con lui, lo mise nei guai con il suo partito, e poi fu appunto espulso. Furono espulsi in quel periodo interi meetup, il meetup di 100, per esempio, fu espulso Tavolazzi. Cioè, è il periodo in cui, prima delle elezioni politiche, Casaleggio fece proprio un repulisti, per assicurarsi che non ci fosse nessuno nel partito che potesse minacciare la sua posizione. Con successo da quel punto di vista, se vogliamo, perché poi la sua eredità è durata fino al 2020, direi, quando è stato di fatto estromesso il figlio Davide Casaleggio. Poi ci arriviamo magari. Per cui quell'episodio della vittoria di Parma e subito dopo l'espulsione di Pizzarotti è indicativo di questo fatto. Comunque, Certo. volevo anche, insomma, dare un po' la mia avventura, perché secondo me una delle, diciamo, cause del declino 5 Stelle, ma che poi è stato anche uno dei motivi per il quale ha avuto successo, è il fatto di aprire le porte letteralmente a chiunque. Sì, certo. Io ricordo, io frequentavo insomma, il meetup municipale o non so, il gruppo municipale, come si chiamavano qui a Roma, vabbè. Fatto sta che eravamo insomma decine di persone, ognuno di noi veniva da situazioni diverse, da appartenenze politiche differenti. Vabbè, io ero un giovincello, avevo 19 anni, 20 anni, però c'erano anche insomma persone grandi, chi veniva da Rifondazione Comunista, chi dal PD, chi da Forza Italia, chi dall'estrema destra, insomma c'era veramente di tutto, e questa è la chiave insomma del successo del 5 Stelle, di fatto il non essere schierati con nessuno,
un simbolo che non ricorda né la destra né la sinistra, parlare, prendersela sia con la destra che con la sinistra. Diciamo un gioco facile, soprattutto in quel periodo dove insomma c'era una classe politica tremenda. Gioco molto facile, Ivan, e mi alzi la palla per raccontare un altro dei fattori determinanti nel successo, prima del blog di Beppe Grillo e poi del suo partito. Avevo accesso proprio alle email info@beppegrillo.it, per intenderci, ai commenti del blog, anche quelli prima che fossero filtrati. In quel periodo c'era una grande fame di partecipazione, ma vera, vera fame di partecipazione, perché era il periodo in cui la partecipazione era, come dire, per fare un esempio, era culminata nell'elezione di Obama alla Casa Bianca, no? Che anche lui aveva costruito una community molto vasta attraverso la rete. C'era stata un'esperienza di Howard Dean qualche anno prima, che era riuscito quasi ad arrivare alla nomination democratica del Partito Democratico, appunto, negli Stati Uniti per la preelezione del presidente. Quindi c'era fame di partecipazione, perché sembrava che la partecipazione funzionasse, si potesse veramente contare qualcosa e poter sfruttare questo nuovo all'epoca strumento organizzativo che era la rete. E il Movimento di 5 Stelle e il blog di Aprilo funzionano, hanno funzionato, e anche in parte il partito di Di Pietro, perché basandomi sulle mail che arrivavano, io posso dire che c'era tantissima persone che cercavano partecipazione in altre realtà, nei sindacati, nel Partito Democratico appena nato anche lui, nella Lega perfino, in tantissime realtà organizzative, trovando quasi sempre porte chiuse, perché erano organizzazioni estremamente elefantiache, i cui dirigenti tendevano a preservare la propria posizione di rendita, e quindi non vedevano di buon grado le persone che cercavano di come dire, non neanche scalare i ranghi del potere dei partiti, ma anche soltanto di portare qualche idea, qualche forza fresca, no? Perché si sentivano minacciati, e trovavano invece porte spalancate in questa realtà nuova, che era prima il blog di Beppe Grillo e poi i meetup, in cui l'assemblearismo iniziale era quasi che è un po' paradossale, se mi permetti, Marco, perché uno dei partiti più fluidi di tutti è il Partito Democratico, nel senso che, se tu ci pensi, nello stesso periodo in cui abbiamo visto Berlusconi, quindi dal 94 fino al 2018, forse possiamo ridurre, possiamo fare il 2016 se proprio, abbiamo visto Rutelli, D'Alema, abbiamo visto Renzi, abbiamo visto appunto Letta, abbiamo visto Prodi, abbiamo visto tante figure con tante idee completamente diverse, alcune addirittura diametralmente opposte, D'Alema, Renzi, per dire. E quindi mi fa ridere un pochino, perdonami, però secondo me è un tema che potrebbe essere anche interessante per chi ci segue, che si sia voluto creare questo partito da zero per renderlo più fluido, no? E cercare di inserirsi appunto in Italia dei Valori, quando banalmente c'era il PD da poter governare. E allo stesso tempo mi fa ridere che le persone pensino che il PD sia così rigido, ecco. Io me la spiego in questo modo. Io poi ovviamente negli anni ho le persone con cui sono anche diventato amici dell'università, qualcuno ha fatto attività politica nel Partito Democratico, specificatamente, visto che lo citi. La differenza principale era ed è questa, e secondo me ha anche una ragione d'essere logica. Nel Partito Democratico è vero che il Partito Democratico è un partito scalabile, ha dimostrato di essere un partito scalabile, ma chi vuole fare, diciamo, carriera politica nel Partito Democratico è costretto a un percorso, anche dai regolamenti stessi del partito, che
nel Movimento 5 Stelle non esisteva. Per esempio, nel Partito Democratico, tendenzialmente per essere candidati al Parlamento nazionale, a meno che ovviamente non ti piacciono a fare la figurina, per qualche motivo, perché sei giovane, perché sei donna, eccetera, eccetera, devi avere esperienza, per esempio, di militanza, devi avere esperienza di amministrazione nel tuo comune e cose di questo tipo. E quindi, se tu hai l'ambizione di arrivare a Montecitorio, devi mettere in conto che ci metti 15 anni, diciamo. La proposta che faceva il Movimento 5 Stelle era molto diversa. Era, fai attività, fai volontariato per noi, per il Movimento 5 Stelle, vai ad attaccare manifesti e alla prima occasione utile, se vuoi, con 50 voti online, tu sei candidato al Parlamento. E quindi in una cosa Davide Casaleggio aveva ragione. Quando spiegava il successo del Movimento 5 Stelle, era una proposta organizzativa che costava di meno ed era più efficiente degli avversari politici, perché il costo amministrativo del Movimento 5 Stelle come partito era una frazione di quella di un partito come il Partito Democratico, quindi era molto meno costoso, appunto. E la proposta per i candidati era molto più allettante perché non veniva richiesto che tu facessi, appunto, avessi esperienze pregresse. Se non nel 2013, l'unica cosa era richiesta, ma questo perché si sono trovati un po' spiazzati di essere già stato candidato con il Movimento 5 Stelle. Però quelle erano persone che avevano fatto un po' di attività politica neanche nelle istituzioni per magari 3 anni, 2 anni, massimo 5 anni, quelli un po' più veterani. Capisci che il confronto e la proposta, neanche politica, perché non è proposta politica, è proprio una proposta economica, anche soltanto economica, era del tutto diversa. E anche quando eri parlamentare, la proposta proprio economica in questo caso era molto più vantaggiosa quella del Movimento 5 Stelle, ti chiedevano 300 euro al mese, di fatto. Perché c'era anche la rinuncia a parte dello stipendio, ma come abbiamo dimostrato io e Nicola Biondo nei nostri libri, era facilmente aggirabile e aggirata. Quindi di fatto quello che faceva Davide Casaleggio era noleggiare dei seggi parlamentari per 300 euro al mese, con lo stipendio di un parlamentare. Tutto sommato non era un brutto accordo, insomma. Tutto sommato non era appunto un brutto accordo, come dici. Ecco, anche qui, chi è che voleva fare la vecchia politica? Chi è che voleva, diciamo, buttare via la vecchia politica? Alla fine è finito per fare la vecchia politica, mi verrebbe da dire. Cioè, col sistema delle preferenze, per dire, spesso e volentieri si creavano queste situazioni, no? Ovvero, si creavano situazioni in cui banalmente le preferenze pesavano tantissimo, oppure appena subito dopo averlo tolto il sistema delle preferenze si arrivava a una situazione in cui addirittura c'era gente che pagava per essere messa sopra nei listini bloccati. E quindi in buona sostanza mi sembra che il Movimento 5 Stelle abbia lottato contro i mulini a vento soltanto per avere Casaleggio Associati in Parlamento. Sì, perché poi quello che non è mai stato, non mai, però è stato capito un po' troppo tardi, era l'effettivo ruolo di Casaleggio Associati e le motivazioni di Casaleggio Associati. Allora, ci sono due momenti diversi. Lo spartiacque è chiaramente la morte di Gian Roberto Casaleggio. Prima c'era tutto sommato una spinta ideale, secondo me sbagliata, di Gian Roberto Casaleggio, che aveva comunque l'ambizione di dimostrare di poter utilizzare la rete e gli strumenti della rete per organizzare il consenso e gestire il consenso. Lo faceva partendo da presupposti sbagliati, secondo me, e cioè che le persone che partecipavano a questo progetto sarebbero state talmente entusiaste del progetto stesso che avrebbero rinunciato alle proprie ambizioni, alla propria umanità, se vogliamo, per il successo del progetto. Ovviamente non è andata così. Casaleggio non aveva una aveva
tra i vari difetti di Casaleggio era quello di non avere di non capire molto bene le persone, e quindi ovviamente non aveva capito che le persone che stava portando in Parlamento ovviamente avevano le proprie ambizioni, le proprie idee, anche lui pensava veramente pensava di poterle amministrare, gestire da Milano, non avendo accesso ai corridoi di Montecitorio, una follia totale. Quando viene a mancare Gianroberto Casaleggio, tu eri ancora dentro? No, io ero già fuori da alcuni anni. Perché sei uscito? Io in realtà ero un dipendente di Casaleggio Associati, quindi la mia attività politica a un certo punto è stata molto è cessata quando ho cominciato a lavorare per l'azienda. È durata veramente molto poco, in realtà. Ho cercato di candidarmi alle elezioni del 2014 alle europee, essendone poi escluso tra una votazione e l'altra, però di fatto non avevo fatto più attività politica. Sono stato escluso perché avevo lavorato per Casaleggio Associati, una regola inventata lì per il momento, a dimostrazione del fatto che poi decideva Casaleggio chi candidare e chi no. Però sono uscito perché mi sono semplicemente avevo deciso di cambiare lavoro, molto banalmente, perché non mi piaceva più il lavoro che stavo facendo. Però appunto quando viene a mancare Gianroberto Casaleggio, il figlio eredita un patrimonio di relazioni, oltre che l'azienda del padre, in cui già lavorava ovviamente perché era già socio, e utilizza il partito per tutt'altri scopi. Bisogna capire una cosa: Casaleggio Associati è un'azienda di consulenza a gestione familiare, di non grandissime dimensioni. Il massimo fatturato che ha avuto è stato un paio di milioni di euro un anno. Le cui, diciamo, fortune a livello di business erano basate in grandissima parte sulle relazioni del padre di Davide, di Gianroberto Casaleggio. Una classica azienda di consulenza all'italiana, basata appunto sulle relazioni, le conoscenze, così. Non, niente di oscuro, illegale, cose del genere. Semplicemente la gente si fidava di Gianroberto perché lo conosceva, e non necessariamente perché il prodotto era migliore di quello di qualcun altro, insomma. Quindi economia di relazione all'italiana, ripeto. Davide Casaleggio eredita tutto questo, eredita anche un partito, è un partito che ha il 25% in Parlamento, e di fatto costruisce un sistema di relazioni con lo scopo di alimentare il business della propria azienda. Quindi un braccio politico che era il Movimento 5 Stelle, un'associazione culturale poco conosciuta, l'associazione Gianroberto Casaleggio, quella che organizzava i summit a Ivrea tutti gli anni, no? E quell'associazione lì era molto particolare perché era una camera di compensazione tra il suo business e il partito. Lui era presidente di tutte queste realtà, era il presidente dell'associazione Rousseau, che gestiva appunto il Movimento 5 Stelle, era presidente di Casaleggio Associati, la sua azienda, ed era presidente dell'associazione Gianroberto Casaleggio. L'associazione Gianroberto Casaleggio era un'associazione culturale che aveva nello statuto quello di diffondere le idee di Gianroberto Casaleggio, ma di fatto organizzava eventi, cene riservate, a cui partecipavano magari amministratori locali o funzionari di ministeri, funzionari dei comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle, giornalisti, businessmen. Sul palco di Ivrea sono passati tutti dai giudici di Milano a Enrico Mentana, per dire. Quindi era appunto una camera di compensazione tra il suo business e la sua attività politica, e tutto era, come dire, finalizzato nelle sue intenzioni, da quello che abbiamo ricostruito io e Nicola Piondo,
all'alimentare il proprio business. Un episodio emblematico da questo punto di vista è quando Di Maio, che era ministro dello sviluppo economico nel primo governo Conte, aveva finanziato un fondo, se non ricordo male, qualcosa che riguardava la blockchain o qualcosa di questo tipo. E nelle stesse ore, nei stessi giorni in cui Di Maio presentava questo fondo, Casaleggio organizzava, come Casaleggio Associati, una conferenza a Roma in cui sostanzialmente spiegava alle aziende, che la sua società gli avrebbe aiutati ad accedere, gli avrebbe fatto delle consulenze per spiegargli come accedere a questi fondi, no? Chiarissimo conflitto di interessi, ripeto, non c'è niente di illegale dal punto di vista formale, però un chiarissimo conflitto di interessi di una persona che gestisce, amministra un partito e amministra un'azienda, un partito che è al governo e l'azienda che fa consulenza su come accedere ai fondi stanziati da questo governo. Una roba Abbastanza. più che evidente, insomma. Quindi il problema qual era? Il problema è che i parlamentari non se ne erano resi conto. Non se ne erano resi conto perché la maggior parte di queste persone che erano nel 2013, nel 2018 state elette in Parlamento, anche nel 2013 e nel 2018 state elette in Parlamento, erano persone che, come dicevo, non avevano necessariamente esperienza politica, non avevano necessariamente conoscenza di come funzionava il Movimento 5 Stelle, la sua struttura, la sua organizzazione. Sapevano soltanto che c'era questa associazione Rousseau che gestiva la piattaforma a cui dovevano dare questi soldi e basta. Tutto cambia con un po' di orgoglio, se posso, quando io e Nicola Biondo decidiamo di metterci a raccontare in maniera organica e strutturata questo sistema che abbiamo chiamato sistema Casaleggio. A quel punto, se voi guardate un attimo i tempi, nel 2019 esce il nostro libro Sistema Casaleggio, nel 2020 Casaleggio viene fatto fuori dal partito, quindi evidentemente cioè, immagino io, poi in realtà non lo immagino, lo so perché ci hanno raccontato alcuni parlamentari, quel libro è servito a far capire un po' di cose alle persone che ha detto, vabbè, a questo punto perché dobbiamo spendere questi soldi e quando possiamo gestirceli noi da soli, insomma. Ma secondo te Di Maio era già uno abbastanza ingestibile per Casaleggio, oppure lo diventerà più tardi? No, Di Maio diventa più tardi. Di Maio, quando Gianroberto Casaleggio viene a mancare, stringe un patto di fatto con Davide Casaleggio, un patto non scritto ovviamente, ma un patto che può essere riassunto in una fotografia emblematica che è l'abbraccio tra lo stesso Di Maio e Davide Casaleggio ai funerali di Gianroberto. È l'unica persona Di Maio con cui Davide Casaleggio si fa vedere in questo gesto. Intimo, se vogliamo, insomma, molto personale, stringe un patto perché Di Maio, ricordatevi, era il vicepresidente della Camera nella legislatura 2013-2018 ed era la personalità politica più prominente. E devo dire una cosa, lo diventa per suo merito, se possiamo dirlo, nel senso che rispetto ai suoi colleghi si rende conto dei propri limiti a un certo punto, soprattutto all'inizio della legislatura 2013, e per diventare vicepresidente della Camera studia, cioè si mette proprio a studiare i regolamenti della Camera, cosa capire, cosa fa il vicepresidente, si mette proprio a studiare. Questo lo racconta Nicola, che all'epoca lavorava con lui, e emerge rispetto ai propri colleghi, ovviamente poi tutto è relativo, ovviamente, però rispetto ai propri colleghi emerge perché si mette a studiare. E quindi a quel punto siamo nel 2017, l'esponente politico più importante del Movimento 5 Stelle, il candidato naturale alla guida del partito durante le elezioni del 2018, e è un accordo un po' di convenienza, nel senso che Davide ha la necessità di affidare
il partito qualcuno di sua fiducia e Di Maio ha la necessità per vincere di tutto il supporto che può ricevere dall'organizzazione del partito, quindi da Davide. E quindi questo accordo di convenienza che viene rotto. Anche se lì in quel periodo là Di Battista a livello comunicativo ha dato una super spinta, eh? Assolutamente sì, ma Molto di più di Di infatti Maio, secondo me, era trascinatore. sì, lui sicuramente sì. Attenzione, nel 2017 poi Di Battista però decide di non candidarsi alle elezioni anche per motivi personali. E secondo me, per un calcolo politico molto preciso, che sbaglia. Sbaglia non per sua responsabilità, è un calcolo politico anche intelligente, se vogliamo, perché lui. Il rapporto più stretto non ce l'aveva Di Maio con Davide, ce l'aveva proprio Di Battista, che era un prodotto di letteralmente un prodotto di Casaleggio Associati. Di Battista, prima ancora che esistesse il Movimento 5 Stelle, aveva pubblicato dei libri con Casaleggio Associati. Il suo calcolo era: facciamo fare un giro a Di Maio, io mi fermo un turno e poi vengo rica mi ricandido come capo del partito. Finito il giro di Di Maio. Poi ovviamente le cose sono andate diversamente perché Davide Casaleggio perde il grip sul partito e questo piano va a monte. Però all'epoca appunto Di Maio, ricordiamoci, si autocandida a guida del partito su Rai 1, al TG1, pochi giorni dopo il funerale di Gianroberto Casaleggio. Erano i due responsabili del partito. Se vi ricordate, era stato fondato il direttorio qualche anno prima, dopo le elezioni europee del 2014, di cui facevano parte Di Maio, Di Battista, Ruocco, quello dello sbarco sulla Luna, come si chiama? Boh, mi ricordo come si chiama. Sibilia Ah, Sibilia. Qualità e Roberto Fico. Quello è il gruppo dirigente del Partito Romano. Esatto, quello è il gruppo dirigente del Partito ma Romano, senti Di una cosa, tu Maio. c'eri nel 2013, tu ancora stavi nel 5 Stelle? Nel 2013 no, io esco da Casaleggio Associati nel 2010, Ah, ok. però fino al 2014 ho molti contatti con i miei ex colleghi, quindi magari No, può essere perché che ti so io rispondere. prima delle elezioni, cosa erano le comunali? Oppure c'erano anche le politiche? 2013 hanno fatto le politiche? Sì, 2013 le politiche. Ok, allora prima delle elezioni abbiamo fatto un evento qui a Roma, Stazione Birra, dove appunto vennero pure Di Battista, Di Maio, tutti. E l'ho organizzato Top io quality. perché io ho creato il Movimento 5 Stelle Roma Giovani. Quindi condividiamo grosse responsabilità, Ivan, io te. Assolutamente. Condividete grosse responsabilità. Però io me ne sono andato e mi giustifico dicendo che avevo 20 anni e a 20 anni, cioè pochi mesi dopo le elezioni comunali andate male, me ne sono andato perché ho capito la situazione. Ora mi Bene, io dissocio su. da questa trasmissione. Parliamo di 10 anni fa. Scherzo, Sì. No, io avevo qualche anno in più ovviamente. di 20, però. Io anche uso quella scusa. Umberto, ci Ovviamente dica lei chi scherzo. ha votato. Umberto, ci dica. Chi è che ha votato alla Camera? Nessuno. No, non questi qui di adesso, anni fa. Ah, no, nessuno. No, Non tu mi avevi potevi? detto che avevi votato qualcuno in passato. Sì, ma con le europee. Che votai Silvia Manzi, Stefano Morcelli e Il partito? Martina Riva. Più Europa. Più Europa. Ma non Vabbè, avevi più votato Europa una qualcuno. volta la Lega? No, votai Forza Italia alle europee precedenti nel Ah, ok. 2014. Hai Vabbè, votato Forza Partito Italia. Popolare Europeo. Mica una cosa che stava insieme a Alternative for Deutschland. No, ragazzi, guardate che il voto al Movimento 5 Stelle nel 2000,
e 13 tutti l'hanno venduto come voto di protesta, l'hanno raccontato come voto di protesta. C'era anche quella componente, ma era un voto di esasperazione più che di protesta. Era un Di voto di persone disperazione. che... Sì, era un voto di persone che, come dicevo prima, erano state letteralmente respinte da qualsiasi organizzazione, che avevano approcciato, insomma, per poter partecipare, portare avanti le proprie idee, anche moltissimi giovani che cercavano di un posto a cui appartenere, a cui darsi da Eh sì. Sì, fare, e quello è quello che hanno trovato. L'offerta era quella. chissà come sarebbe andata se all'epoca avessero fatto il governo con Bersani, quelli del 5. Non lo sapremo mai. A Quella me cosa lì un po' fu. mi era dispiaciuto, il povero Gargamella, bravo, brava persona. No, che tra l'altro poi non si è più riavuto da lui ancora lì nello stanzino con Crimi e Lombardi. Ma quel governo fu letteralmente sabotato da Gianroberto Casaleggio dal giorno 1. E questo lo posso testimoniare quasi direttamente, perché io in quei giorni mi scrivevo con ex colleghi, stretti collaboratori di Gianroberto. Lui non voleva assolutamente andare al governo e fece di tutto per evitarlo, riuscendoci, perché non era, intanto pensava che non ci fosse personale politico adeguato, e aveva ragione, e secondo perché lui ha sempre avuto una visione più a lungo termine. Lui veramente pensava di poter fare un governo monocolore 5 Stelle nel 2000. E 18, quello era il suo obiettivo reale. Eh sì. Era veramente convinto di poterlo fare, ed era convinto di Non poterlo ha fatto i fare. conti con Shish. E non ha fatto i conti con Shish. Non ha fatto i conti con Shish, Shish che in extremis fa il Rosatellum e frega Casaleggio. in effetti, uno dei grossi limiti, appunto, di Casaleggio fu Shish, nel senso che non lo vide arrivare, letteralmente non lo vide arrivare. Lo sottovalutò tantissimo e soprattutto decise proprio di non, come dire, di non provare neanche a capire che cosa fosse quel fenomeno, talmente era convinto della sua bontà. Non mi ricordo chi lo disse all'epoca, ma Renzi fu la conseguenza del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si comportava come una preda nei confronti dei partiti in quel momento, e per la legge di selezione naturale, scusate, si comportava come un predatore nei confronti degli altri partiti in quel momento, e come dire, per la legge di evolutiva, la preda spaventata Ci saremmo migliorò, potuti diciamo. ritrovare Sara Cuni al ministra della salute nel 2018 con 5 Stelle da solo al governo. C'è stato quel rischio, e io devo dire che nel 2016 diedi un'intervista alla stampa, la mia prima uscita pubblica, diciamo, dopo che morì Casaleggio, in cui dicevo esattamente questo: attenzione, che il rischio vero è che il Movimento 5 Stelle porti al Ministero della Salute Mi si è accesa la televisione dietro, No, da sola. The Ring, Marco. The Ring, sì, esatto. Sta arrivando E la bambina Samara cattiva. credo di aver detto qualcosa tipo Ehi Siri o Alexa o Allora, qualcosa, non so cosa avviene qui. in chat mi chiedono se il libro subirà degli aggiornamenti o se sono previsti. Allora, il libro non subirà degli aggiornamenti perché è uscito nel 2019, si chiama Il Sistema Casaleggio, piccolo spazio pubblicità, e quello rimane, perché quella ricerca che abbiamo fatto io e Nicola era su un tema molto molto specifico. Subirà degli aggiornamenti il processo che ho io a carico, che mi ha intentato Casaleggio, che mi ha... Un risarcimento danni. Il 30 novembre ci sarà l'ultima udienza,
di questo processo. E stiamo pensando a quale potrebbe essere, diciamo, la prossima cosa interessante da raccontare io e Nicola Biondo, e quando lo faremo sarete prima a saperlo. Invece chiedevano un tuo parere sul Ottimo. libro di Iacoboni. Beh, Jacopo ha scritto due libri molto importanti, molto importanti. Io, Jacopo e Nicola ci siamo anche confrontati su queste, sui libri, sui quattro libri che abbiamo scritto. Diciamo che questi quattro libri che si chiamano i miei, quelli di Nicola si chiamano Supernova, il primo, e il Sistema Casaleggio, il secondo, e quelli di Jacopo si chiamano L'esperimento e, oddio, mi sta sfuggendo, Umberto, aiutami, cercalo No, mi dispiace, ma io qua mi becchi male. Porca Non li miseria, so tutti i il libri. primo è l'esperimento, l'esecuzione, il secondo, l'esecuzione di Jacopo Iacoboni. Sì, l'esecuzione. Sono quattro libri che raccontano da punti di vista diversi la stessa storia. Quelli di Jacopo sono più investigativi, diciamo, perché è un po' il suo lavoro. Quelli di Nicola sono più, il primo Supernova molto, molto, molto personale, devo dire, perché racconta veramente la nostra esperienza. Nicola è stato capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle per 1 anno e mezzo, e quindi noi raccontiamo proprio la nostra esperienza personale, come abbiamo visto nascere e crescere il Movimento 5 Stelle, facendone parte, fondandolo letteralmente. E essendo presenti nelle stanze in cui le cose succedevano, come scriviamo, quindi sono punti di vista diversi della stessa storia che vale la pena approfondire, secondo me, per chi è interessato. Certo. Beh, direi che E poi siamo arrivati al 5 no. Stelle odierno, insomma. Siamo arrivati a 5 Stelle odierno. Io Con la figura sono, di devo dire, Conte che ormai ha reso il io 5 ero. Stelle un partito personalistico. È un partito personale di Conte, ovviamente, adesso. Devo dire, io non ho alcun problema a dire che avevo estremamente sottovalutato la capacità di Conte di raccogliere consenso, perché la campagna elettorale che ha fatto è stata, dal punto di vista suo, esattamente quello che gli serviva per raccogliere consenso, Ah, per carità, che lo lui approvo. sì, è stato bravino, però c'è anche da dire che ha preso anche per demerito del PD, che invece non ha fatto campagna Assolutamente. elettorale. Ma infatti lui è stato molto bravo a infilarsi nelle deficienze. Cioè, Non lui non ha deficienze, in convinto senso, non persone ad l'insulto. andare. Lui non ha Sì, deficiente, convinto. era deficitario. Non ha convinto gli Esatto. astenuti ad andare a votare. Ha No, rubato no, dei voti al esattamente. PD. Esattamente, esattamente. Quindi è stato intelligente politicamente da questo punto di vista. Ha riacquisito Anche perché gran ha parte perso, delle. cioè, Sì, io non no, capisco, assolutamente. ha perso, cioè nel 2018 andarono a votare, mi pare, 6-7 milioni di italiani il Movimento 5 No, ha Stelle, perso un scusi, io sacco di sono voti. 3 e No, mezzo, 11 ha perso un milioni, sacco no? di Non voti. vorrei dire numeri un po' a casaccio, No, però no, 5 Stelle ha effettivamente. preso 11 milioni di voti nel 2018. Io lo considero Ottimo, perfetto. un Ne ha fallimento di persi grande 6 di milioni successo, in questi anni. un fallimento di grande successo, per citare Apollo 13, perché è vero che ha perso un sacco di voti il Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle di quest'anno non è il Movimento 5 Stelle del 2018, perché il Movimento 5 Stelle 2022 ha perso un patrimonio organizzativo che era nelle mani di Davide Casaleggio, che ha dovuto ricostruire in pochissimo tempo. Ed è stato in grado di farlo in qualche modo. E adesso ha il minimo indispensabile di risorse, anche economiche, per ricostruire quel patrimonio organizzativo perso, essendo che comunque ha preso, non so, 15%, 16%, mi ricordo una cosa del genere, che non è una insomma, una percentuale indifferente, mettiamola così.
È interessante quello che è successo perché, appunto, come dicevo all'inizio, per chiudere il cerchio, il Movimento 5 Stelle è nato come un partito del Nord, se vogliamo, ed è nato come un partito del Nord perché al Nord c'era la rete e al Sud non c'era la rete, nel senso che la capacità organizzativa era totalmente dipendente dalla banda disponibile nel 2005-2006, ed era c'è cioè un fortissimo digital divide che ancora persiste, ma molto meno di prima. Mentre il Movimento 5 Stelle, del 2022 conserva esclusivamente il marchio e neanche del tutto uguale a quello Ma del neanche il 2006, marchio? neanche il marchio perché c'è appunto questa cosa del C'è 2050. 2050, c'è più rosso. Il rosso prima Sì, 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 era sì. assente come elemento, era più di Esattamente. contorno. Ed è un partito radicato al sud, quindi è una cosa completamente diversa ed è una cosa interessante da studiare, secondo me. Assolutamente. Qualcuno chiede un piccolo insetto Luca? O comunque una piccola relazione. Come è iniziata la collaborazione con Libri Oltre, diciamo con Costa, i CFA, eccetera, eccetera, eccetera. La mia intera vita, ma lo dico seriamente, ruota intorno a quel momento in cui fui invitato alla festa dell'Italia dei Valori, perché quello è stato il momento nella mia vita che ha poi cambiato il corso, perché ovviamente poi ho cominciato a lavorare con Casaleggio. E ho conosciuto in quell'ambito quella che poi è diventata mia moglie, non Movimento 5 Stelle, non di Pietro, però insomma per quelle vie, quella che poi è diventata mia moglie. E io la collaborazione con Libri Rivolti l'ho iniziata perché con Michele ho presentato il libro quando è nato Libri Rivolti. Uno dei primissimi video di Libri Rivolti, se andate a vedere, sono io che parlo Sì. Ottimo, del mio libro. Quindi è iniziata così. ottimo, E ottimo. Non Casaleggio ti ha so. pagato anche bene, diciamolo, all'epoca. Sì, Ah, esatto, il una domanda. Pagava bene perché oltre a problema è che mettere, rivuole sai, tutto indietro. salari Adesso minimi. rivuole tutto indietro. Mi ha chiesto 25.000 euro indietro, però vabbè. Quindi pagava bene comunque all'epoca, non so. Per gli stipendi dell'epoca era tutto regolare. Diciamo che io ho lasciato un lavoro, un contratto a tempo indeterminato, un contratto del commercio a tempo indeterminato a Ok, dai, 26 almeno anni. legale. Esiste. Sì, no, no, assolutamente. Non era Ottimo, uno bene. In euro, vero? stipendio. Non in lire. In euro. Perché all'epoca Era si in diceva euro, anche di uscire sì. dall'euro. No, 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 era in euro, non tantissimi, però neanche pochi per l'epoca e soprattutto per l'età che avevo. Ok. Va bene, ci sta, ci sta. Un ragazzo in chat ha detto: non riesco a capire come una persona così tranquilla lavori insieme a Boldrin. Vabbè, anche Costantino e tanti altri di Liberi Oltre sono tranquilli. Proprio per questo bisogna compensare, no? Serve il giusto equilibrio. Ci si prova, Michele è una gran persona, bello fumantino, ci piace. Ma poi Bene. nessuno lavorerebbe con Michele se sarebbe troppo, come dire, scoppioso, no? Troppo più scoppioso rispetto a lui. No, infatti Cioè, beh, è finirebbe divertente lavorare con Michele malissimo. esattamente Ah, perché è ok. Michele. No, Bene, ragazzi, io temo ti di lasciamo andare. dovervi salutare. Vai, devo andare dalla Grazie mille. Buon mamma. weekend, Marco. Grazie per averci raccontato questa interessante storia. Sì, che Grazie a voi dovevi dell'invito. raccontarla ancora tempo fa, però poi non c'è più stato tempo Vabbè. perché Ci alla sono fine state te le lezioni. l'ho raccontato. Ragazzi, Esatto. grazie a voi dell'invito e buon weekend a tutti quanti. Anche a te. Ciao Marco, grazie. Ciao. Ciao, ho sbagliato anche il condizionale. Ciao.